Pallone che scende dalle parti di Scognamiglio, che lascia proprio imbalzare il pallone. Attenzione adesso a Napoletano. Versante adesso nell'area di rigore. Napoletano, palo! Primo Passewe che mette dentro da distanza ravvicinata. In vantaggio il Matese. Allora il cross sul primo palo. Il pallone che scorre sulla linea, poi ribatte Scognamiglio ad un passo dalla linea di porta. Scognamiglio bacia la tribuna, pareggiato in Roma City, quinto gol in campionato per il difensore centrale del Roma City. Intorno alleggerisce nella zona del capitano, poi Diniz un po' corto il pallone, non c'è fallo in attacco, allora Diniz può andare a puntare l'uomo. Diniz in area di rigore, Diniz a terra, la parata di Rinaldini, chiedono un fallo ai giocatori della Matese perché è rimasto a terra con Locolo. Apre poi sulla destra dove c'è Collocolo, ancora Collocolo, sterzata va sul sinistro, Collocolo, la grande risposta di Muraca che apre la manona, mette sopra la traversa, squillo di Collocolo e altra occasione per il Matese. Da Vasco vuole scambiare con Ascoli, Ascoli con il fisico, poggia di nuovo verso Vasco, tocco di torno per Ascoli che dà uno sguardo in mezzo, cross sul secondo palo, colpo di testa, pallone che si perde sul fondo, ha svettato più alto di tutti in Gretolli, prima occasione del secondo tempo per il Roma City. Accelera Diniz, inseguito da Ricciardi. Diniz resiste alla carica del capitano del Matese. Apre poi nella zona del compagno, riceve il tocco di ritorno Diniz. Arriva anche Fradella che si è proposto in avanti. Fradella, attenzione, è calcio di rigore. Messo giù il numero 24 del Roma City, episodio al minuto numero 52. Di Renzo sul pallone, la sua concentrazione, la danza di Rinaldini. La rincorsa di Renzo, centrale, spiazza, Rinaldini fa 16 in campionato, ma soprattutto il Roma City è in vantaggio. Scognamiglio, apertura verso Ascoli, gli chiedono di puntare l'avversario, Ascoli esegue, balla sterzata, Ascoli altro sguardo in mezzo, Ascoli di Renzo, anzi Sparacello che si gira con il sinistro, la tiene Rinaldini. Paracello dopo aver ricevuto il prolungamento di testa di Renzo, apertura su Diniz che arriva velocissimo, Diniz cross in mezzo troppo sul primo palo, pallone allontanato ancora Diniz che ritrova il pallone, altra sterzata e altro cross stavolta con il destro, Ascoli controlla, prova a calciare ed è stato fermato proprio sul più bello Ascoli. Attenzione allora a Ricciardi, è solo uno in barriera ed è Bonello. Cross al centro, pallone spizzato, finisce dalle parti di Muraca che la prende, la porta al petto e va giù. Rimessa battuta, è finito giù, un giocatore della Roma City attacca il Matese, cross al centro e c'è il pareggio clamoroso all'84esimo da parte della squadra ospite. 2-2, chiedono un fallo in attacco i giocatori della Roma City, sa di fatto che il Matese ha pareggiato. Attenzione a Di Renzo sul secondo palo, fuori c'è anche Spinozzi. Val cross Capece, secondo palo, deve uscire Rinaldini che con i pugni si tuffa e libera l'area di rigore. Di Renzo se la sposta sul destro, poi apre nella zona di Ascoli che controlla. Vediamo se punta ancora una volta Ascoli, dice di andare al centro. Sparacello, conclusione, deviazione, poi sotto porta di Renzo. Deve uscire poi Rinaldini, ma si è salvato il Matese. Mani fra i capelli per Di Renzo, che occasione. Capece. Ora va Giorgio Capece, fischia l'arbitro, attenzione a Di Renzo, anche qui sul secondo palo, cross in mezzo, il pallone scorre al centro dell'area, arriva poi Rinaldini, sono finiti a terra in due, Di Renzo ed un difensore del Matese. Pinozzi a lottare, prende un colpo al volto ma si rialza immediatamente. Fradella, Bonello, attaccato da Setola, Bonello va sul fondo, cross in mezzo allontanato, doppio rimpallo, attenzione a Spinozzi che calcia con il sinistro ma impreciso, non riesce a tenere il pallone basso. Fischietto in bocca per il direttore di gara, allora può bastare così. Finisce 2-2 tra Roma City e Matese. La squadra di Maurizi inciampa contro l'ultima in classifica. Questo match casalingo molto combattuto.